la regione Lombardia e varie province, Modena, Parma, Piacenza, Rimini, Pesaro, Urbino, applichiamo delle misure restrittive più rigorose. Le donne non solo devono continuare a fare quello che facevano prima, ma devono anche organizzare determinate attività. Perché? Perché sono loro che poi ci aiuteranno a mitigare il contagio. Mettiamo le donne al centro della nostra attenzione e aiutiamole ad aiutarci. Buongiorno a tutti, questi sono i massetti di mimosa che avremmo dovuto distribuire oggi alla mostra del 9 gennaio, la mostra che si è tenuta ad Ago e che oggi sarebbe stato appunto l'ultimo giorno, ma come sapete le disposizioni del decreto legge hanno chiuso appunto tutti i musei. Volevo cogliere l'occasione per fare gli auguri e dire che non è assolutamente una festa persa, perché noi comunque ci rivedremo più avanti e festeggeremo tutti insieme. Adesso coglierò l'occasione di andare a distribuire, rispettando rigorosamente le norme di sicurezza, a tutte le signore qua intorno che conosco, che sono amiche, nonché una casa di riposo, questi mazzetti, perché non vadano sprecati. Buon festa della donna a tutte e a tutti. Buon 8 marzo a tutte le donne dall'USPI CGL di Modena. L'emergenza sanitaria, come sapete, ci ha impedito di programmare tutti gli spettacoli e le iniziative che avevamo messo in campo. Colgo l'occasione per ringraziare in primis tutte le volontarie che si sono impegnate in queste settimane per organizzarle, ma vedremo, finita l'emergenza, di riproporle. Voglio anche richiamare l'attenzione sull'importanza di questa giornata, dedicata alle donne, ma per la parità e contro ogni discriminazione, e mai come in questo momento, dove le donne sono impegnate nell'assistenza, nel lavoro di cura agli anziani e bambini, rivolgo un sentito grazie a tutte le donne e anche alle tante donne occupate nei servizi sanitari per dare risposte e sostegno alle cittadini. Distribuire la mimosa in questa giornata così particolare mi ha dato comunque l'opportunità di vedere sorridere le signore alle quali ho consegnato le mimose. Mi hanno ringraziato tantissimo e mi sono davvero commossa quando ho consegnato le mimose all'infermiera della casa di riposo, il Paul Harris, la quale mi ha davvero ringraziato e mi ha detto che le ospiti lo avrebbero gradito tantissimo, perché in questi periodi di solitudine dove non possono ricevere le visite dei parenti, questo mazzetto gli avrebbe sicuramente strappato un sorriso e sicuramente nel ricordo anche di quello che è stata la loro vita passata, la loro vita di lavoro, e dove avranno per anni festeggiato questa giornata. Sì, la Camera del Lavoro è aperta tutti i giorni, tutte le mattine e qualche pomeriggio per appuntamento, abbiamo dei servizi anche al pomeriggio. Il numero degli appuntamenti sta procedendo bene perché abbiamo sempre il calendario abbastanza pieno, vengono soprattutto le persone più giovani perché gli anziani sono un po' anche in difficoltà. L'area diritti, patronato, successioni sono su appuntamento. Il fisco, ISE, lì ci sono gli appuntamenti. Per quanto riguarda invece la consulenza fiscale, vengono ad accesso libero, però ovviamente con la nuova ordinanza non possiamo tenere più di 3, massimo 4 persone perché non ci può essere affollamento, ecco. Il problema grosso è che qualcheduno deve anche aspettare fuori e qua al pomeriggio normalmente ne vengono anche più di 30. Ovviamente la parte più grossa non Antola, però la nostra non è soltanto una sede SPI, è una camera del lavoro. Di conseguenza abbiamo anche persone che vengono da fuori.